Continua il nostro percorso di meditazione della parola domenicale, sempre in compagnia di Marco, dietro di lui c'è Pietro, ci ricordiamo, dopo aver attraversato la tempesta sul lago, come ci siamo detti, dopo aver visto la bellissima scena dell'emorroissa della figlia di Gairo, oggi abbiamo un evento un po' sconfortante da un certo punto di vista. Gesù viene rifiutato esattamente dalle persone che vivono insieme a lui, attorno a lui, dai suoi concittadini. E possiamo dire che in questo racconto voluto dall'Evangelista Marco ci sono due stupori. Da una parte lo stupore della gente che pur conoscendo Gesù resta basita dal fatto che sia lui a parlare e dice: ma com'è possibile che sia proprio lui? L'abbiamo visto crescere, ha giocato insieme a noi, ai nostri ragazzi, io in casa ho una sua cassapanca. E dall'altra invece ben più dolorosa la sofferenza, lo stupore dolorante di Gesù che si vede rifiutato e non può fare nessun prodigio, annota Marco, ma solo imporre la mano a pochi malati e guarirli. E si meravigliava della loro incredulità. Ci sono due stupori che si incrociano oggi. Da una parte lo stupore dell'uomo che non riesce a capacitarsi del fatto che Dio sia così dimesso, così povero, così fragile, così attaccabile. Gesù è veramente una contraddizione nella storia, una contraddizione, e nello stesso tempo lo stupore e la meraviglia di Dio, quasi come un amante ferito, deluso, come un amico che resta turbato, ci resta male del fatto che la propria sposa, il proprio amico non lo riconoscono, lo rifiutano. Proviamo allora un po' a riflettere su questo, cioè a come accogliamo i profeti, come cristiani sappiamo riconoscere la profezia in mezzo a noi. Abbiamo ascoltato il profeta Ezechiele, che è uno dei due profeti che vivono al tempo dell'esilio insieme a Geremia. Ezechiele era probabilmente un sacerdote che viene deportato durante la prima deportazione in Babilonia. E in una situazione così difficile, per un certo verso così simile alla nostra cristianità contemporanea, siamo un po' deportati da un certo punto di vista, siamo un po' stranieri in questo mondo che da una parte ci accarezza, dall'altra rifiuta il cristianesimo. Ebbene, in questo contesto, Dio chiama Ezechiele a pronunciare la sua parola, che il popolo lo ascolti oppure no, a dire la parola di Dio in un modo o nell'altro. La cosa però che molto spesso ci ostacola e ci impedisce di accogliere veramente un profeta per quello che è la sua debolezza, la sua fragilità. Gesù stesso viene accusato di essere mediocre, di essere uno come tanti, di essere in fondo uno di casa. È curioso, Dio decide di diventare uno di noi, e noi per tutta risposta siamo un po' scocciati perché lui che poteva essere Dio è invece diventato uomo. Dio si manifesta sempre attraverso le piccole cose, amici. Attraverso una bella giornata, attraverso la telefonata di un amico, attraverso la meditazione della parola di Dio, attraverso qualcosa che ci rende presenti a noi stessi, lascia che la nostra anima ci raggiunga. Ma Dio a volte si affida anche, questa è la grande novità di Gesù, a uomini e donne come noi, fragili come noi, anzi a volte più fragili di noi, a cui è affidato il compito di annunciare la parola. I profeti di oggi, che sono anche, se volete, a volte i miei familiari, ma anche all'interno della comunità i sacerdoti o i religiosi o i vescovi o chi ha un ruolo all'interno della comunità. E quando sperimentiamo il limite di queste persone, a volte è molto evidente, restiamo un po' turbati, no? Diciamo: ma come? Ma lui che dovrebbe essere invece? Ed è un po' vero. Infatti è curioso perché quando, parlo da annunciatore della parola, quando scopro i miei limiti, quando io sperimento la mia fragilità, mi viene un po' da dire, come Paolo abbiamo letto ai Corinti, di pregare 3 volte che allontanasse da me questa spina nella carne. Probabilmente Paolo si sta riferendo ai giudaizzanti, cioè a coloro che pur essendo cristiani, ma provenendo come lui dal mondo ebraico, stanno un po' facendo terra bruciata intorno a Paolo, perché vanno nelle sue comunità a dirgli che lui non ha autorevolezza, che lui non è il tipo giusto, che insomma lui deve un po' adattarsi a quello che fanno gli altri. E quindi Paolo vive questo con grande dolore, perché niente essere perseguitati dai romani, niente essere perseguitati dagli ebrei che rifiutano i discepoli di Gesù. La sofferenza più grande di Paolo è essere
rifiutato e allontanato esattamente dai suoi fratelli cristiani di fede. Però possiamo anche interpretare questa pagina, questa spina nella carne, come la consapevolezza della fragilità e della debolezza di Paolo. E Paolo riceve la risposta di Gesù, ti basta la mia grazia. La forza infatti si manifesta pienamente nella debolezza. Gesù non è morto in nome della coerenza, quindi è vero che all'interno della Chiesa, ma all'interno di noi stessi, all'interno di me, esistono ombre, esistono luci come in ogni uomo. Gesù non è venuto per creare una società perfetta, non di giusti ma di perdonati, come dico sempre. Ma la cosa straordinaria è che Paolo percepisce che nonostante la sua fragilità, nonostante la sua fatica, nonostante il suo limite, Dio manifesta pienamente la sua grazia. Anzi, da un certo punto di vista, l'essere consapevoli del nostro limite ci permette di vivere più liberamente, di essere più consapevoli che tutto ciò che diciamo e facciamo in realtà è opera e dono di Dio. Allora, lo stupore dei concittadini di Gesù davanti al poco rispetto della loro voglia di religioso. Gesù avrebbe potuto fare un bel miracolo straordinario, che ne so io, far roteare il sole nel cielo e altre cose del genere. Gesù non compie nessun miracolo, non fa niente, solo qualche piccola guarigione. Perché? Perché è la fede che smuove Dio. È la fede che smuove noi stessi a riconoscere l'opera di Dio all'interno della nostra vita. E questo non può avvenire se non c'è fede, è evidente. Lo stupore della gente perché Gesù si manifesta in un modo così dimesso ci richiama a quello che ci siamo detti 2 domeniche fa. Stiamo attenti a prendere Gesù così com'è, a non volerlo manipolare, a non volere che sia così come noi abbiamo immaginato Dio. Perché Dio è sempre un po' oltre, un po' altrove, un po' diverso da come ce l'immaginiamo, un po' diverso da come magari lo vorremmo. E infine ci tengo ancora a sottolineare, ma sarebbe un lungo discorso, questo stupore di Dio dolorante, quasi come se Gesù non si aspettasse questa reazione, quasi come se Dio stesso debba imparare che non sempre l'amore viene corrisposto, che non sempre l'amore donato, steso, così come quello che lui ha fatto, come dire, può cambiare il cuore degli uomini. Allora vi propongo di iniziare questa settimana accogliendo questo Vangelo nudo e crudo, con 2 propositi, almeno per me. Il primo è di riconoscere la profezia intorno a me, di tutte le persone che mi stanno accanto, perché comunque Dio continua a mandare dei profeti, che molto spesso sono nascosti, molto spesso non sappiamo riconoscere, ma che sono presenti in mezzo a noi. E la seconda invece è proviamo un po' a stupire Dio. Ma nel senso buono, non a stupirlo perché non crediamo, ma a stupirlo perché ci meravigliamo del fatto che Egli è in mezzo a noi, che Egli è presente. Lo stupore di questo Dio così dimesso, di questo Dio che ci cammina accanto, questo Dio che si manifesta nelle piccole cose in maniera straordinaria e non nei grandi eventi, ma nella quotidianità, che parte in ferie con me, spero per voi, che continua in questa caldissima estate a stare nella mia città. È il grande stupore che deve caratterizzare la nostra settimana. Buona settimana a tutti.